Grazie Presidente. No, leggevo l'altro giorno un articolo in cui si diceva: personalmente non credo molto al popolo sovrano, credo piuttosto ad una classe dirigente che guida l'economia, le banche, la cultura, la scienza e naturalmente la politica. Questa classe dirigente ha come base il sostegno e base di sostegno il popolo sovrano, base di sostegno non più di questo, ma una base di sostegno è comunque fondamentale. Se la base cede, cede l'intera classe dirigente. Accade però che molti cittadini elettori non abbiano voglia di esercitare quel loro diritto e se ne astengono. Fisiologicamente il 20% degli elettori non esercita il suo diritto, ma in molti paesi la quota degli astenuti è cresciuta, ormai si aggira intorno al 30% e in certi casi al 40%, con punte estreme che arrivano addirittura al 50%. In questi casi la sovranità è in mano ad un popolo ampiamente falcidiato, composto a sua volta da due categorie assai diverse tra loro. Una consapevole dei suoi diritti e degli interessi generali che lo Stato democratico deve rappresentare, l'altra di persone che perseguono l'interesse proprio dei loro capi locali. E qui emergono anche fenomeni di corruzione che inquinano i risultati elettorali. Questa citazione è di Eugenio Scalfari, su Repubblica. Ci dice, senza ipocrisie, lui, quello che avevamo già capito, che lui non crede nel popolo sovrano e che il governo deve essere affidato a un'oligarchia che sa governare. Voi invece oggi lo dite in maniera più dissimulata in questa legge, perché se andiamo a chiedere ai cittadini il loro parere conta fino a un certo punto, perché siccome lui dice che metà non va a votare, quindi se non si interessa dell'interesse generale e l'altra gente si interessa dei propri interessi, è meglio non ascoltarlo. Insomma, sono un quarto del popolo moralmente e intellettualmente degno di esercitare la sovranità. Invece la sua oligarchia integerrima, quindi quei pochi che governano, è vocata alla cura dello Stato, non sbaglia, non ruba, scusate. Chiedo scusa ai consiglieri, questa mescolanza di consiglieri tra opposizione e maggioranza non lascia lo spazio agli oratori per fare la propria relazione, grazie. Grazie Presidente. Invece la sua oligarchia è integerrima, è vocata alla cura dello Stato, non sbaglia, non ruba, non ha il vizio del nepotismo e men che meno ha mai interesse a conservare la sua poltrona. Quindi a noi ci pare che il popolo sovrano o dice quello che dice la maggioranza degli illuminati, la selezione, la piccola oligarchia, oppure è una capra e non capisce, e quindi il suo ruolo è giusto quello di essere un serbatoio di consenso, per il resto che lasci stare, perché decide chi governa, chi rappresenta. Ci avevate promesso a una parte delle minoranze un emendamento che tenesse conto almeno delle minoranze all'interno dei consigli comunali. Anche questo non è arrivato, ma adesso promettete qualcosa che arriverà dopo. Va bene. Ci dite che volete evitare, questo lo dice anche qualche consigliere di minoranza, la dittatura delle minoranze. Ma a me sembra che qua siete esperti voi di dittatura delle minoranze, visto che propugnate l'Italicum, forse adesso qualcosa di più innocuo, o che in Parlamento usate un premio di maggioranza incostituzionale che vi permette di stravolgere la Costituzione. Ma torniamo a noi. A proposito di interpretazione di dati, fra gli statistici o fra chi fa ricerca, quando si vuol dimostrare a forza un risultato di una ricerca, si dice tortura i dati finché non confessano. Bene, da oggi in Emilia-Romagna si dirà tortura il referendum finché non confessa, perché avete costruito l'algoritmo perfetto, perché qualsiasi sia l'esito del referendum si proceda praticamente sempre e comunque alla fusione. Se chiediamo il parere ai cittadini, e questo per ora vale, e mi riferisco al consigliere Poli che stamattina diceva ma forse è quasi meglio non chiederlo ai cittadini i pareri, perché dopo a livello locale si scannano e si creano le divisioni. No, quel parere va chiesto, è scritto in Costituzione, e quel parere va rispettato, che piaccia o no ai rappresentanti eletti. Il rischio, lo dite voi, è quello che sempre meno gente vada a votare. Perché? Perché se diteci cosa ne pensate e poi però decidiamo noi, la gente non andrà a votare. Con questo emendamento, con quell'articolo che è stato votato, la gente pensa
ma cosa conta il mio voto, che tanto poi si ripassa dal Consiglio Comunale? Sempre meno andrà a votare. Quindi ribadisco, uno, la fretta che avete avuto tradisce il fatto che voi volete sempre e comunque procedere a fusione, che ne pensano i cittadini? Due, ribadisco, non siamo contro le fusioni. Le fusioni sono uno strumento che è interessante e che può essere utile. Abbiamo anche i nostri sindaci e i nostri consiglieri comunali che ci credono in alcuni territori e altri che non ci credono. Ma siamo contrari alla fusione a freddo. La fusione a freddo è una bufala, mi dicono. Siamo contrari alla fusione a freddo e alla fusione forzata. Quindi ribadiamo il nostro no a questo progetto così come è arrivato ad oggi.